Fred, mi spieghi sta tua teoria dei 12 mesi? È molto semplice. Devi lavorare nello stesso ristorante per almeno 12 mesi. Scusa, e se uno c'ha un problema che se ne vuole andare un po' prima dei 12 mesi? A me non mi piace di vedere un CV con qualcuno che si cambia di ristorante ogni mese. Non mi dà la fiducia. Quindi ti piacciono persone un po' più determinate? Sì. Qui vedo persone molto determinate. Chi ha tanta esperienza, chi non ha esperienza, però mi sa che vogliono tutti vincere. Sei pronto? Sì. Dai. Sono Morris, ho 28 anni e la vita faccio cuoco. Partecipo perché voglio andare via da Sciacca con tutta la mia famiglia. Oggi preparo rana pescatrice con purè di cavalfiori e melograno fresco. Donato. Eccomi. Carlos e Morris. Donato, iniziamo da te, dai. Sono curioso di sta carbonara al baccalà. Carlos Eduardo Guevara Vasquez. Bello. Morris. 5 anni di esperienza in cucina. Sì, ho girato in Cina e le Filippine come cuoco. Sì. Mia moglie è siciliana, abbiamo un ristorante in Sicilia, in Sciacca. E in Cina di mattina faccio cuoco e poi di sera faccio musicista e cantante. Cantante? Sì. Ma canti italiano? Volare. Sei molto bravo. Perché vuoi andare via da Sciacca? Io faccio tutto per la mia famiglia, per cambiare la vita. Perché quello che ho avuto esperienza non voglio per loro. Non posso perdere questa opportunità perché è molto, molto, molto importante. Ok, ragazzi. Voi siete pronti? Prontissimo. Avete 20 minuti. Vai, Fred. 3, 2, 1, on y va! Un sale per 2 minuti. Un po' di sale per te? Sì, volentieri, grazie. Okay. Però lo so che non funziona, eh? Speriamo che funzioni. Ambassadore? Mattia? Faccio quello che sta allora. No, io lo lascio per te. Ah, lo aspetto? Sì, sì. Adesso sto frullando i frutti rossi per poi metterli in infusione con un po' di anice stellato e vedo qualche chiodo di garofano, tanto la cipolla è rosolare e adesso taglio le patate e le metto insieme alla cipolla, poi bagno tutto con l'acqua. Tutto benissimo, voglio vincere per mio figlio, lui ha detto papà e deve vincere. Come si chiamano i bambini? Marco eh? E Matthew. E la femminuccia no? No, basta più. Non ne vuoi fare più? Che mi manco a dormire. Lo so, caro mio. Io ho 3 figli, quindi lo so. Questi sono tutti bravi. Sono bravi, sì. Ragazzi, mancano 10 minuti, eh? Ok? Morris. Io rispetto qualcuno che lavora così duro per la sua famiglia. Ragazzi, mancano 5 minuti. 5 minuti. Iniziate a capire come impiattare questo piatto, eh? Forza, 30 secondi. Impiattate. 3, 2, 1. Stop. Ok, stop, 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 stop. Portate i piatti qui. C'è tutto qui o manca qualcosa? C'è tutto. C'è tutto. A me mancano le chips, purtroppo. Non ho avuto tempo di farle, poi mi è caduta la maionese al lato. Iniziamo con quello di Morris? Sì. Bello da vedere, bello colorato. Il cotton fioc non c'è il sale. Che cos'è sto cotton fioc? Il cotton fioc. Ah, il cotton fioc è quello che si mette e si pulisce le orecchie. No, questo come si chiama? Cavolfiore. Cavolfiore. Ho visto il tuo piatto, molto bello. Grazie, grazie. Allora, ora ti dico il problema qua dov'è. Tu continua a mangiare. Mangia, mangia.
Esattamente, non c'è il sale, allora. Però assaggia ora. Vedi, con il sale è tutta un'altra cosa. Questa è una... C'ha veramente un brutto colore. No? Strano. Perché lui fa il misto con le patate e la frutta. La frutta, l'affumicatura non c'è. E poi non ci sono i chips. Lui l'ha detto. Ah, i chips stanno là, guarda. No, io penso di aver messo tutto, dai. Ho dato tutto me stesso, ora vediamo. Donato, è troppo bianco, sì, piatto sì. Bianco. È un piatto pallido. Però guarda questi tagliolini, come belli. Sì. La pasta buona. Dai, sono buone. Ma anche il baccalà mi piace. Carlos, petto di quaglia leggermente affumicata con crema di patate, viola e chips. Esatto. Bah, sembra una poesia. Lo metti sul piatto e non funziona. Se tu chiami una quaglia leggermente affumicata, che hai fatto? L'hai affumicata e poi l'hai cotta. Grande errore. Ti cucevi la quaglia, poi durante il riposo la mettevi ad affumicare. Per me tu sei un ragazzo molto equilibrato e tu non c'hai la paura di cadere. A 18 anni fare un piatto del genere ci vuole veramente coraggio, però ci vuole anche l'esperienza. Carlos, per il momento, solo per il momento, non c'è posto per te nei miei ristoranti. Ok? Sono giovane, imparo da qualsiasi cosa e oggi ho imparato. Donato. Dimmi, Gino. Il tagliolino è fatto bene. Il baccalà è buono. Non ti potevi inventare qualcosa, un po' di colore? Sono stato sfortunato. Ho trovato un uovo poco colorato. Allora, posso dire qualcosa? Per cortesia, aiutami. Sì. Yeah. L'esperienza da cuoco ce l'ha. La volontà ce l'ha. Però questo piatto è un po' una riflessione di te. Parla molto, però non pensa troppo. Tu devi pensare un po' più lontano, capito? Se avessi fatto dei pomodorini piccolini messi nel forno mentre ti facevi la pasta e per dare un po' di colore li mettevi dentro, sarebbero stati un valore aggiunto. Ma sei d'accordo al 100%? Certo. O lo stai dicendo solo per farmi contento? Sì, sì, sono d'accordo. Allora, se sei d'accordo, piano piano, avvicinati a quelle sedie. Mattia, il sale non ha funzionato. Per il momento non c'è posto per te nei miei ristoranti. Va benissimo. Donato, accomodati. Tutti questi pacchi di sale alla fine sono sfuda a niente. Morris, allora, un piatto molto colorato, la combinazione dei sapori funziona. Il problema con il tuo piatto è che non è condito bene. Ci manca il sale. Però è una cosa che ti posso insegnare io. Per me, nella tua testa, c'è tanta bellezza, tanti fiori, tanti colori. Questo piatto è le cose che sono nella tua testa. Grazie. Piano piano, avvicinati alle sedie e mettiti tra Alessio e Marco. Alessio, tu hai fatto un bel piatto, una cosa che non assaggiavo da tanto tempo. Marco, tu hai fatto un piatto molto, molto semplice. Molto semplice. Mi aspettavo un po' di più. E Morris l'ha fatto, con grande rischio. Quindi Marco, ti devo dire che in questo momento non c'è posto per te nei miei ristoranti. Ok. Ok ragazzi, questa fase è andata, però ricordatevi che solo due di voi verranno a Manchester per la finale, eh? E prima bisogna fare la prova con Fred. Io non voglio dire niente di più, lo dirò domani, ok? Va bene. Va bene. Buongiorno Maurice, Alessio, Donato. Buongiorno. Oggi andremo in fattoria a prendere gli ingredienti, ma lo faremo alla cieca. Ok. Ok. Ho bendati, basta che tolgo gli occhiali, io non vedo lo stesso. Ora sono curioso della fattoria, eh. Anche i miei nonni avevano una fattoria, eh. Sì? I miei nonni, sì.
Mi piace l'odore? Oh, l'odore della natura, è natura. È della campagna. Sì. Un po' forte, eh? Un po' assai. Sì. Ragazzi, vedete? No. Veramente? Sì. Nulla, con gli occhiali vedo meglio, eh? In una sola di queste tre terrine c'è la crema a base di carciofi, uno degli ingredienti che Gino utilizzerà nella sua ricetta. I ragazzi devono capire se è in quella davanti a loro oppure no. Dimmi che mangia. Signor Donato. Carota. Morris. Crema di carciofi. Ok. Alessio? Crema di carciofi. Crema di carciofi anche per te? Sì. Chi ha ragione? Togliete le bende, per favore. Allora, qual è questo ingrediente? Sono senza occhiali, ma sembra il colore della carota. Sicuro? Sì. Beh, assaggialo. Che cos'è? È purè di patate dolci. La patata dolce a me. Ma chi avrà ragione sulla crema di carciofi? Questo è carciofo sott'olio e questo è carciofo fresco. Allora, questo è il topinambù. Ah, questo è il carciofo. Allora, un punto per Maurice, 0 per l'ambasciatore e 0 per Donato. Facciamo il secondo ingrediente. I ragazzi si spostano in un'altra area dal profumo molto intenso, il caseificio. Un buon odore, no? Buono. Ok, dovete indovinare il secondo ingrediente, il pecorino sardo. Solo uno dei ragazzi ha davanti a sé il formaggio indicato da Fred. Donato. Confusi dagli odori della cella frigorifera, capiranno che cosa stanno mangiando? Questo non è un pecorino. Alessio? Non mi sembra pecorino. Ok. Maurice? È forte questo. Ma è o non è? Sì, I trust my instinct. Togli la benda. Donato, assaggia quello. Questo è il pecorino. Maurice? Questo è il pecorino. Bravo, Donato. Grazie. Allora, 1-1-0. Prendi per l'ultimo assaggio. Un punto a testa. Manca solo io. Tu devi salvare l'onore. L'assaggio si sposta nell'area barbecue per indovinare il terzo ingrediente. Dovete indovinare l'agnello. Non mi sembra agnello. Maiale. Questo non è agnello. Che cos'è? Una fettina di vitello. Che cos'è per te? L'agnello. Sei sicuro? Allora, ragazzi, togli la benda. Carne cinghiale. Questa, il cervo. Ho sbagliato. E questo, l'agnello. Siete tutti campioni. Bravo, ragazzi. Adesso dobbiamo andare da Gino per preparare il suo piatto. Chi era il migliore, secondo te? Il migliore per me è Maurice. Quello che ha più gusto, più olfatto è sì, Maurice. Sì, è Maurice. Ok. Lui trova il primo ingrediente e per l'ultimo lui dice maiale, però invece cinghiale. Non è la stessa cosa, però è lo stesso tipo di animale, no? Lui c'ha lo spirito un po' più aperto delle altre due. Ok. È interessante perché io mi aspettavo Morris come ultimo e mi aspettavo Donato il primo. Le fai venire per cortesia? Sì, ok. E subito. Ti faccio vedere sta ricetta che poi dopo la devono cucinare loro. I candidati si sfidano per un posto di lavoro in Inghilterra. Ecco perché Gino darà loro un assaggio dei gusti anglosassoni. Ragazzi, oggi vi faccio vedere come si fa una cosa che vendiamo tantissimo in Inghilterra, che è un'insalata tiepida di agnello con carciofi, un po' di rucola. Allora, questo qui, quando è grande, si inizia da sopra. Quando invece è piccolino, è difficile iniziare da sopra. Quindi lo attacchiamo da sotto.
Tutti gli chef, prima cosa che fanno, olio, sale, pepe e lo... È sbagliato. Il sale si mette dopo. Olio, non in padella. Così il tagliere è praticamente pulito. Ah? La cottura per me va bene da medium a medium rare. Allora, noi abbiamo sul menù in Inghilterra, nei miei ristoranti, l'agnello praticamente sempre, perché o facciamo le polpette o facciamo questa insalatina qua. Ok, questo va bene, lo copriamo. Ok ragazzi, ricordatevi di mettere il vostro, ma non mi stravolgete il piatto. Avete 20 minuti di tempo. 3, 2, 1, on y va. Gino ha proposto tanti ingredienti, ma le idee saranno chiare. Userò dei carciofi, l'uvetta, è una sorpresa, centrale nel piatto. Metterò del pollo perché a me il pollo mi piace tantissimo e dei champignon che cercherò di fare a rondelle. Diciamo che l'agnello a Lussemburgo lo mangiamo tanto anche noi, specialmente il filetto d'agnello. Per Morris invece questa carne è una novità. Lavoravo con ristoranti di pesce, quindi l'ho cucinato spesso agnello. Quando Gino cucinava sono molto attento a che cosa ho fatto, così come l'avevi fatto. Ora lo faccio un pezzo di rucola e pistacchio. Quello che avrebbero potuto fare è avvolgere l'agnello nella pancetta, così veniva bello salato fuori e l'agnello dentro. Però loro non usano questa pancetta, no? Peccato, io ho messo la pancetta per fare quello. Ti vedo super concentrato, ok? Sì. Quando cucino sto sempre così. Quando cucini sei sempre così? Sì. Come sta andando? Bene. Questo quando lo impari, lo cucini alla tua famiglia, è buonissimo. Mi raccomando, non crudo, eh? Sì. Tornato. Dimmi, Gino. Io quando non ti sento mi preoccupo. Sto concentrato. Ma mi preoccupo proprio internamente, mi preoccupo. No, io parlo tanto, ma tu... Nella tua testa. Esatto, da solo proprio non sono proprio pazzo. Non si sente una parola, eh? Ragazzi, ma state respirando? Sì, sì, eh? Ok. Mancano 5 minuti, ragazzi. Iniziate a studiare come presentare il piatto, eh? Il tempo sta per scadere. Come sempre, la presentazione per Gino è importante. Direi che sono a buon punto. Ho già idea come comporre il piatto, quindi ci sono. Sto continuando l'impiattamento e siamo a posto. Appena ho tagliato l'agnello, la cottura è perfetta e vado a impiattare. Ragazzi, manca un minuto. Forza, impiattate. 30 seconds. 1, 2, 1. Stop. Forza, stop. Forza, portate i piatti qui. Grazie. 1, 2, 3. Ok, vogliamo iniziare da te, Donato? L'idea era di sviluppare un piatto in altezza con in mezzo alla sorpresa che sarebbe l'uovo. Ah, è proprio una caccia a tesoro? Yes. Ho capito. L'effetto sorpresa mi piace. Alessio, questo è il tuo? Sì. A me piace sempre fare piatti in miniatura, diciamo. C'è qualche sorpresa che devo sapere? No. La carne è condita molto bene. Grazie. Ho cercato in ogni singolo alimento di condirlo come si deve. Morris, questo è il tuo? Sì. Ho fatto un pezzo di rucola e pistacchio. Guarda, la cosa bella di questo piatto è che io riesco a vedere tutto quello che mangio. Questo è il mio stile. La decisione questa volta, però, non è per niente semplice. Ci può fare. Comincio. Donato. Eccolo. Io ti avevo chiesto la carne media. Com'è, invece, la tua?
cruda. Un piatto con tanti ingredienti, buono però, anche se a livello di condimento potevi fare molto meglio. Però quello che mi è piaciuto tanto è stato l'uovo alla fine. Sì, per me la sorpresa sotto l'insalata mi piace molto, perché per me vuol dire che tu pensa. Credo comunque... Alessio, un piatto ben equilibrato, poi mi sono piaciuti tantissimi questi qui. Il pollo? Sì, i leeks, come li chiamiamo noi. I leeks. A me mi fanno impazzire. Cioè il piatto è condito molto bene, che è una cosa che io amo. Hai capito quello che io voglio, Alessio? Sì. Sono molto contento di te, perché tu mi fai vedere con questo piatto che tu sei un italiano vero. Lui non era convinto che tu eri un italiano vero, eh? No. Alessio, ci vediamo a Manchester. Grazie. Ok? Grazie mille. Non puoi respirare. Morris, una bella presentazione. Mi piace questo pesto che hai fatto rustico, che va bene con l'agnello. Io avrei usato un piatto diverso, però mi piace il fatto che si vedono tanti colori, si riesce a vedere la carne, la salsina al centro. Per me si vede che tu sei determinato e anche la tua forza è, per me, tu ascolta molto. Questo è molto importante. Speriamo bene, dai. La speranza è l'ultima a morire, dai. È rimasto solo un biglietto aereo per raggiungere Manchester e provare ad aggiudicarsi il contratto di lavoro che cambierà la vita a uno di loro. Morris, ci vediamo a Manchester. Dai, bravo. Alessio e Morris hanno raggiunto Manchester. No, non l'ho mai stato in Inghilterra. A me mi ricorda tanto Bruxelles. Secondo me non lo parlo tanto bene l'inglese. Si deve adattare, Gino. È come te, me. Ma solo uno di loro potrà lavorare in uno dei ristoranti di Gino. Guys, welcome to my restaurant in Manchester. Guarda, qua ci sono già i vostri contratti. Yes. Il vincitore, ovviamente, io lo devo firmare. Morris, questa è la possibilità per fare il cambio della tua vita con i bambini. Ho dei gamberoni piccanti tonnati, poi facciamo rigatoni alla bolognese veloce e le sfogliatine fritte alle mele. Are you guys ready? Yes. Ready. 3, 2, 1. Dare Alessio e Morris in cucina. Ci sono Paolo ed Eugenio, chef di Gino, con cui devono parlare inglese. How are you? Good. Morris, you okay? Yeah, good. Me, Daniel, just in the shop. Okay, thank you. Yes. Allora. È stato molto difficile perché non capivo niente. You have a little bit zucchero, eh? Zucchero. L'inglese devi imparare, l'inglese, amico mio. Alessio e Morris hanno un'ora di tempo per preparare i tre piatti e ne devono consegnare uno ogni 20 minuti. La prima preparazione da mettere in pentola è il ragù alla bolognese. Can you weigh 250 grams of meat? Sure. I finalisti ora possono dedicarsi all'antipasto. Ora prepariamo i gamberoni, li asciughiamo. Ora preparo la salsa per gamberoni tonnato, così andiamo davanti. Sai una cosa importante, questo piatto che stanno preparando è la salsa tonnata, che la devono fare bene. Spero che non è troppo salata. Paolo, a little bit of water. Water. And, come si dice? Parsley, eh? Parsley. Mancano 5 minuti! La strategia di Alessio e Morris sembra identica. I due ragazzi, infatti, viaggiano in parallelo. Alessio è molto bravissimo, molto professionale, quindi sarà una sfida molto difficile per me. Ok, let's go. Sto cercando veramente di concentrarmi al minimo dettaglio. Ho messo tutto, era benissimo. Già vedo che c'è un problema. Alessio? Ok. E Morris? Vedi che i gamberi non hanno un bel colore. Sì. Sembra che sono stati bolliti. Iniziamo con Alessio.
non si mette il piatto fondo per fare queste cose qua. Qual è il piatto giusto allora? Questo. Vediamo che. Per me il sale va bene. Il canto è appunto giusto. Sì, io sono un cliente e io ordino questo, sono molto contento. Beh. Mentre Gino e Fred si gustano i gamberoni di Alessio, la cucina già si... Sto facendo la crema di limoni per il dessert. Intanto Gino e Fred passano all'antipasto di Morris. La salsa è troppo liquida. Sapore ok. Mi piace che lui mette il prosemolo dentro la salsa. Cioè... No, sono due piatti buoni. È arrivato il momento di cuocere la pasta. Senti che pace che c'è in cucina. Andiamo a vedere che stanno. Ragazzi, che ci sei so? C'è un grande silenzio qua. Alessio, dimmi, tutto bene? Tutto bene, stiamo iniziando il dessert. Ah, già state pensando ai dessert, bravo. Sì. Quindi, sai uno che mi piace? Che sanno quello che stanno facendo. Qui si leggono la ricetta, si controllano tutto. Se la pasta non è cotta a perfezione, me ne vado a mangiare un hamburger con patatine. Lasciali fare, dai, e torna a tavola. Poi stiamo facendo un po' di duro, un po' la salsa, aggiungiamo la pasta al tender. La cottura sarà giusta per i gusti inglesi. Sono un po' emozionato, forse perché stiamo giocando alla finale, cose varie, però... L'arrivo del piatto di Morris non è dei più delicati. Controllato, no? La forza, perché sono molto emozionante. Allora, questo è quello di Alessio. Come porzione un pochettino piccola, però dai, va bene. La pasta per gli italiani va bene, ma gli inglesi te la mandano in dito perché è troppo dura. Il sugo per me manca un po' di sapore. Non è condito bene. Sale, vedi, se tu mettiamo un po' di sale e pepe, dai. La pasta di Alessio non convince fino in fondo. Come si è visto per Morris, il problema è un altro. Bisogna aggiustare un po' la presentazione. È molto più generoso Morris, hai visto? Sì, anche troppo. La cottura della pasta. Vediamocela un attimo. Quella di Morris va bene, eh? Il sugo è perfetto. Il sugo è condito bene. Il lavoro in cucina prosegue con il dessert. Ho chiuso tutto bene, ho messo tutto il burro. Ho messo il cinnamon, la cannella, una roba del genere. Cinnamon. Ragazzi, l'inglese... Crudo. Questa deve essere croccante, però dentro deve avere le mele che sono leggermente morbide, con un bel sapore. Gino è curioso di conoscere il giudizio di Paolo e di Eugenio. Eugenio, e Alessio com'è? Deve imparare l'inglese. All'inizio non assaggiava, poi ha capito che è importante assaggiare, ha capito che... Infatti la sua pasta non era condita bene. E Morris, come sta andando? Bene, sì, è organizzato, pulito e disciplinato soprattutto, sì. Ok. Ragazzi, mancano 5 minuti! Proprio sul finale, l'ansia gioca un brutto scherzo ad Alessio. Il burro è troppo bruciato. Se è bruciato un po' il burro, allora non gli volevo dare quel gusto a marrone. Questo è mangiabile, però voglio che sia perfetto. Lo rifaccio. Ce la faccio. Okay? Ora siamo in cottura, il tempo che cuoce bene, 3 minuti siamo a posto. Un minuto! Non ce la facciamo. L'ho rifatto una seconda volta, però non ci sono riuscito con i tempi e ho consegnato la prima sfogliatina. I think it's nice, crunchy for the first time considering. Can do better. 3, 2, 1. Il piattamento non è migliore, però ho fatto bene tutto. Alla consegna del dolce ero comunque soddisfatto, anche se un po' preoccupato.
Ecco qua. Eccoci qua. Alessio, mettilo tu qua. Cerco sempre di dare il massimo e non cerco mai di essere secondo, ma solo primo. Ok. Posso? Voglio vincere perché voglio tornare a casa con una bella notizia. No, beh, ragazzi, fateci assaggiare e poi vi facciamo sapere. Ok. Dai. Per me, quella di Alessio. Quella di Alessio è bellissima. Questa presentazione è fantastica. Però normalmente questa sfogliatina dovrebbe essere così alta. Invece questo qui l'ha fatto stile pancake. Lui ha inventato un'altra ricetta. Sì, vedi? Allora, per me mi piace. È buono. Ma vedi questa mela? Quello che mi piace è che non è troppo cotta. E poi visto com'è bella saporita. Allora, Morris deve capire che non si può mettere una cosa così grande in un piatto così piccolo. Mi sembra come una ricetta americana. Però sai che cos'è che è bello? Guarda lo spessore. Non è flat come un pancake. No. La sfoglia è venuta bene, guarda. Come croccante, come bella. Oh madonna, il sapore è buono qua, guarda. Eh? La mela di Morris è cotta proprio bene. Gino, per me sì. C'è un vincitore, solo uno. Chi è? C'è uno solo che può vincere. Sì. E chi è? Che è molto meglio di sì. L'altro. Sì, chi è? Ah. Alessio, Morris, qua stanno i vostri contratti, guarda. Morris, iniziamo da te. I gamberoni non erano rosolati bene e la salsa ce n'era troppa, poi era troppo liquida, però aveva un buon sapore. Alessio, la salsa tonnata era perfetta, però ti voglio dire una cosa, c'è sempre un but. Tu hai fatto lo stesso errore che ha fatto lui con i gamberi, sembravano bolliti. Ci stava a sbagliare qualche cosa, anche se non è abitudine mia. Morris, la pasta... cotta a perfezione, però ho visto che quando l'hai portata al pasto due o tre rigatoni sono saltati fuori. Non si può fare quello nel ristorante. Mi sono sentito malissimo quando ho sentito tutte le critiche e errore nel piatti. Alessio, il sugo della pasta era acido perché non hai fatto evaporare. Toni al ragù veloce erano presentati molto bene, proprio un bel piatto bello da vedere. Il segno l'ho lasciato. Al momento Alessio e Morris sembrano alla pari. Manca solo il dessert. Morris, cioè tu non puoi presentarti con un piatto piccolo, due sfogliatine giganti. Una delle sfogliatine non era neanche chiusa bene. Però hai capito perfettamente la ricetta. Buono veramente. Grazie. Alessio, le sfogliatine un po' troppo piatte. Sembrava un pancake. Però il sapore delle sfogliatine era buono. Mi sa che mi ruberò il modo in cui le hai presentate. Era eccezionale. Grazie. Sono rimasto contento che Gino abbia apprezzato i miei piattamenti e che ne farà uso. Maurice, io ti vedo molto calmo, molto preciso, molto determinato nella cucina. E questo è bello da vedere. Per sentire questo da Fred è una sinfonia. Alessio, ti voglio chiedere una domanda. Quanto ci tieni questo lavoro? Io sono un guerriero, non mollo mai. Ok. Se inizio una cosa la devo portare alla fine. È il momento finale. Gino deve scegliere. Solo uno tra Morris e Alessio avrà il contratto di lavoro firmato e potrà cominciare una nuova vita. Ok. Morris, welcome to my restaurant. Posso dire in parola? Cosa mi sento ora? Non capita tutti i giorni di cambiare la vita di un uomo. Io ho la fortuna di avere te ora. Grazie. Adesso devo dire ho vinto il contratto di lavoro. Questa è una missione compiuta per me, per i miei figli. E non lo sai? Sono molto contento per Morris. Sì, uomo, quando viene la famiglia da Sciacca, mi raccomando, dobbiamo fare un festone. Morris e famiglia, welcome to England.